Missione Capirò, la nostra scaletta prevede adesso di parlare un attimo, Caterina dovrebbe parlare di una gara che andremo a riprendere, una gara a tappe, la Traslaval. Sì, cominciamo oggi la promozione della Traslaval, una gara a tappe che si svolge in Val di Fassa. Il periodo diciamo è ancora lontano perché è dal 26 giugno al 1 luglio, però cominciamo a parlarne adesso in modo da dare l'opportunità a tutti voi di diciamo, decidere il piano ferie anche in funzione diciamo, di questo appuntamento, perché è un'occasione anche per andare bellissimo in vacanza con la famiglia, perché è a cavallo del ponte del 29 giugno che è Roma, insomma giornata di festa a Roma, quindi si può abbinare benissimo questa gita, questa vacanza con il ponte. Io personalmente non ho mai fatto una gara a tappe, penso di andarci, anzi sicuramente ci andrò, salvo imprevisti, perché voglio cimentarmi in questa esperienza. Sono 5 tappe nelle zone di Moena, Soraga, Alba di Canazzei, sono 5 tappe per un totale di 55 km, quindi circa 11 km a tappa, con il mercoledì penso proprio il 29 giugno. Ma si cammina giugno. Così come fanno questi o si corre? No, queste sono immagini diciamo della zona, no, sono tutte tappe corribili, tappe in montagna, corribili. E nei prossimi giorni metteremo anche sul sito Roma Corre delle informazioni sulla logistica anche di Beh, la gara è molto conosciuta per gli amanti di queste specificità. Sì, infatti gli organizzatori hanno voluto proprio diciamo, concentrarsi sulla nostra regione perché insomma c'è sempre stata una buona adesione da parte dei laziali, anche molti bancari sono andati a correre questa gara. Continueremo a parlare nelle prossime settimane, poi man mano che si avvicinerà la data della gara avremo anche degli interventi degli organizzatori. Ci hanno garantito che a noi romani, alle persone che si iscriveranno attraverso Atletica o la redazione di Roma Corre, manterranno il costo dell'iscrizione invariato fino alla fine, perché ci sono due fasce di iscrizione, una di 48 euro e l'altra, la seconda, di 58 mi pare. Ce la lasceranno a 48. E loro sì, la lasceranno a 48 fino alla fine. Bene. Per noi. Allora, se il ponte del 29 giugno, ricordatevi, c'è questa Traslaval, ci sono anche i nostri amici Massimo Battisti, Enzo Giarni, anche loro hanno partecipato e mi hanno detto Ho che visto è un'esperienza anche l'avvocata stupenda. Un pochino interessata, quindi. Sì, ci piacerebbe. Allora, Liliana.